Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz, che vi ricorda come sempre di iscrivervi a questo canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento. Va bene, diciamo, questa stagione di Serie A sta volgendo a termine. Nonostante tutto, sarà un successo, perché io chiuderò questa stagione con almeno un guadagno di un più 15% rispetto al capitale investito. Però un'altra piccola soddisfazione me la vorrei togliere, un'altra schedinetta la vorrei prendere. Partiamo subito con Spal Juventus. Spal quasi salva, la Juve quasi scudettata, basterebbe un punto alla Juve, se non erro, per vincere il suo 8° scudetto consecutivo. Diciamo che la Spal, ovviamente una squadra che gioca in casa contro la Juve, vuol sempre far bella figura, ma la Juve è la Juve, non può perdere così, anche per un fatto di orgoglio. Ci potrebbe anche però stare la sconfitta della Juve, però non lo so. Qui andrei su una doppia sciabba, proprio giusto per festeggiare lo scudetto. E dai, cacchio, Juve, mi busta bene anche il pareggio a Ferrara. Qui andrei una doppia chance X2 più multigol 1-5. Ragazzi, pagata veramente, veramente bene. Certo, ci potrebbe stare anche il colpaccio della spalla, però già versa Genova, mica Juve, dai, non può fare queste brutte figure. La Juve mica è il Napoli che regala i punti, la Juve non regala niente a nessuno, soltanto a Genova, perché ci ha pagato sturaro 18 milioni. Comunque, Milan-Lazio, questa è una sfida decisiva per la Champions, dove a mio avviso il pareggio non serve a nessuno. Questa partita finirà 0-0, però è questo è un altro discorso. Prevedendo che potrebbe essere una partita ricca di gol, o comunque una partita aperta, qui andrei su una due chance mix, gol o over. Quindi o 1-1, o 3-0, 0-3, o 2-1, 1-2. Ci dovremmo stare, ci potrebbe stare. Fiorentina-Bologna. La Fiorentina mi ha buttato dentro settimana scorsa, solo la Fiorentina contro il Frosinone. È andato via Pioli, è tornato Montella. Ci potrebbe stare l'uno della Fiorentina, ma con sto cacchio che me lo rigioco questa settimana l'uno della Fiorentina. Però anche se la Fiorentina non ha più nulla a che vedere col campionato, anche se il Bologna va per la salvezza, la prima di Montella sicuramente vorrà fare bella figura. Non mi gioco l'uno della Fiorentina, ma mi gioco il multigol casa 1-3 gol. Cacchio, a meno che Montella non fa 4-5 gol, ma non penso. O a meno che la Fiorentina non faccia nessun gol e mi butti di nuovo dentro. Chievo-Napoli. Chievo-Napoli. Delle ultime giornate lo sto dicendo, non vi giocate le squadre che non hanno alcun stimolo in campionato. Già mi sono giocata io. Poi ho scelto la partita di due squadre dove non hanno più nessuna delle due ha nulla a che vedere con questo campionato. Perché hai scelto questa partita? Perché le altre erano un po' difficilotte, ma a parte quello, ma anche perché il Napoli nelle ultime uscite, soprattutto in Serie A, non sta facendo bene e deve avere, come dire, quel colpo di orgoglio anche rispetto ai propri tifosi. Certo, il Chievo ormai è condannato, sta pigliando palata ovunque. Il Napoli all'andata fece 0-0 contro il Chievo Verona, deve provare a fare risultato a Verona. Quindi due Napoli, ma siccome che è pagato poco e siccome che io sono un tipo che si vuol complicare la vita, a questo 2 aggiungo un multigol 2-5 che è pagato troppo bene. Frosinone-Inter, qua è troppo... Mamma cappuccino che inizia a sentire caldo. Qui pochi ragionamenti. L'Inter è superiore al Frosinone, o almeno lo dovrebbe essere. Vero che il Frosinone deve salvarsi, ma nelle ultime tre partite ha davvero raccolto tanto. Almadusa potrebbe anche raccogliere qualche punto contro l'Inter, però mi sento, visto che la coda è anche abbastanza buona, di dar fiducia all'Inter. 2 Inter. Chiudiamo questa schedina
anche questa col Monday Night, con Atalanta-Empoli. E non è proprio una partita così semplice per l'Atalanta, perché l'Empoli ha bisogno di punti. L'uno dell'Atalanta è pagato poco, avrei voluto fare un 1 più multigol 2-5. Però ho detto, gioca di lunedì, la devo aspettare, fare 1 più 2-5, che è pagato bene, non voglio usare così, lascio solo il multigol 2-5. Prendo qualche cosina in meno, però, seppur dovesse uscire 2 multigol, se dovesse vincere l'Empoli, dovesse terminare in parità, magari 1-1, 1-0-2, cose, comunque dovrei stare un poco più tranquillo. Giocando questa schedina, il moltiplicatore di 9,80, che come sempre ragazzi non è male, si sta avvicinando la Pasqua, se vogliamo comprare l'uovo di Pasqua, qualsiasi tipo di somma prendiamo va bene. Accontentiamoci, perché chi si accontenta gode. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento dove date voi dei suggerimenti a me. Ciao ragazzi, bocca al lupo!